All'inizio di tutto questo lavoro, di tutti questi studi, ci siamo accorti che c'era una grandissima mancanza di conoscenze sugli ambienti profondi. Più in profondità di dove erano stati i subacquei sportivi, insomma sotto i 40, 50, 60 metri, noi non sapevamo praticamente nulla. Avevamo delle informazioni ricavate dalle attività di pesca, ma ci siamo benissimo accorti che non sono per niente significative e non rispecchiano la realtà di quello che c'è lì sotto. Perché abbiamo iniziato solo nel 2010 a fare questo tipo di studio? Beh, diciamo che la tecnologia ci viene in aiuto, però è vero che insomma siamo andati sulla Luna, se non mi sbaglio, era nel 1969, quindi non è che ci manca la tecnologia, solo che chissà per quale motivo tutto questo know-how tecnologico è difficilmente impiegato nelle esplorazioni sottomarine. Solo negli ultimi anni, per fortuna, questo processo sta cambiando. Tutto è nato da un progetto fatto con la Regione Calabria, proprio mirato sullo studio della biodiversità marina. E osservando quello che potevamo fare solo con le bombole, con gli autoespiratori, con le immersioni scientifiche, cioè scendendo fino a 40-50 metri, ci rendevamo conto che ci mancava qualcosa. Eravamo tutti curiosi di sapere che cosa ci potesse essere più sotto. I pescatori tutti ci dicevano che c'erano ambienti interessantissimi, insomma tutti i coralli che loro prendevano nelle reti. Abbiamo deciso in quegli anni, era il 2007, di acquistare un veicolo robotico. Il mercato di questi veicoli era molto limitato a mezzi costruiti e pensati per i lavori, diciamo, di piattaforma, per l'offshore. C'erano pochissime macchine che potessero lavorare bene nello studio della biodiversità marina, cioè che ci potessero dare delle immagini nitide, particolarmente risolute, e che a noi servivano per forza per identificare bene quello che vedevamo. Siamo partiti da un piccolo veicolo, negli anni abbiamo incrementato sempre di più la dotazione, abbiamo acquistato un piccolo manipolatore per poter raccogliere campioni, abbiamo messo telecamere sempre a maggiore risoluzione e abbiamo iniziato a lavorare. I primi anni erano per noi che non avevamo mai fatto questo lavoro, erano pionieristici, ma pian pianino andando avanti, insomma adesso siamo nel 2016, abbiamo esplorato quasi un migliaio di siti tutto intorno all'Italia, abbiamo avuto l'occasione di lavorare con i maggiori centri di ricerca, università che si occupano di questi ambienti e abbiamo potuto finalmente fare luce su quello che c'è in profondità. Ci siamo trovati un po' catapultati in questa storia quasi per caso, o forse per sfida, perché c'è stata l'intuizione di investire denaro in questo ROV, in questa nuova strumentazione che ha permesso di esplorare nuovi ambienti, ma in realtà all'inizio non avevamo assolutamente idea di che cosa ci dovevamo aspettare, che cosa poteva il fondo del mare presentare. Un grande stupore, grande meraviglia, perché trovavamo sempre più cose, sempre più nuove specie, sempre ambienti diversi, e nel tempo abbiamo avuto la possibilità di costruire e renderci conto di che cosa gli ambienti profondi effettivamente custodiscono. Gli ambienti profondi, e con profondi in questo caso intendiamo al di sotto delle quote normalmente raggiunte dai subacquei, raccolgono e nascondono delle biodiversità incredibili. E all'inizio eravamo proprio un po' digiuni, avevamo insomma nozioni un po' quasi scolastiche di quello che c'era, e ora invece possiamo dire che abbiamo le idee molto più chiare, e però c'è ancora tanto da scoprire, da studiare. Quello che vediamo è, cioè, oggettivamente bello, oltre ad essere interessante dal punto di vista scientifico, perché comunque questi organismi sono molto molto particolari. Magari uno si immagina, andando a fondo i colori si attenuano e pensa a un ambiente più scuro, più desertico quasi, invece è incredibile come
è pieno di colore e di vita, cioè la presenza di tutti questi coralli, di tutti questi colori ci dà l'idea di una cosa che è viva ed è dinamica, non so. Parlavamo di specie profonde, c'erano documentazioni di coralli neri, gorgonie che erano state raccolte nel passato, anche 200 anni fa, e descritte tramite piccoli campioni o frammenti presi con le reti a strascico o con appunto altri strumenti da pesca che si erano impigliati in questi organismi. Però non sapeva assolutamente come fossero distribuite e di quanto ce ne fossero, anzi erano sempre state considerate le specie rare. Quindi l'idea era che le profondità del nostro mare fossero in qualche modo povere di biodiversità, povere di specie. E quello che appunto è stato sorprendente è che invece la condizione è completamente diversa. Tutte queste specie considerate rare sono semplicemente specie profonde che quindi prima non potevano essere realmente descritte, o comunque non si poteva conoscere effettivamente come fossero nel loro ambiente naturale proprio perché non c'erano i mezzi per poterle osservare dal vivo. La prima scoperta bellissima è stata subito all'inizio, era mi sembra il 2008, con noi c'era una giovane studentessa che adesso è attualmente una delle più brave ricercatrici in Italia, dottoressa Marzia Bo, lei faceva la tesi sui coralli neri, però si pensava che questi organismi fossero veramente rari o trovarne qualcheduno era un evento eccezionale. Pensate, nel fondale della Calabria, parlo della zona di Scilla, quindi una zona molto interessante, abbiamo trovato un'intera foresta grande come svariati campi di calcio con migliaia e migliaia di questi coralli neri. Coralli neri, come vediamo noi in tutte le immagini, non sono neri ma sono bianchi. Quindi diciamo la scoperta è stata bellissima all'inizio e questa ragazza poi era contentissima, finalmente vedeva tutti gli organismi oggetto della sua tesi in un ambiente quasi incontaminato, bellissimo. Abbiamo aperto una bottiglia di spumante quel giorno. Mi ricordo proprio le emozioni più grandi, i coralli neri, che appunto erano le specie più rare e che abbiamo iniziato a vedere che ce n'erano in enorme quantità e formavano distese enormi di vere e proprie praterie e foreste, e man mano negli anni siamo riusciti a scoprirne sempre di, cioè, quasi tutte le specie che sono state descritte nel Mediterraneo. Sono state descritte anche delle specie nuove, ad esempio di spugne, il che è abbastanza particolare perché comunque il mar Mediterraneo è studiato da secoli, quindi pensare di poter descrivere ancora delle specie nuove è abbastanza incredibile. Esistono foreste di coralli neri dove ogni corallo è grande come un piccolo cespuglio, 2 metri, 2 metri e mezzo, centinaia e centinaia di questi coralli formano delle vere e proprie foreste sottomarine. Il ruolo di queste foreste non è solo estetico, sono veramente belle da osservare, ma sono il sito per esempio di riproduzione di moltissime altre specie che poi dopo noi ritroviamo sui nostri mercati. Il corallo rosso è un organismo molto molto interessante, abbiamo avuto la fortuna in questi anni di fare numerose campagne di ricerca pagate sia dal Ministero dell'Ambiente che dal Ministero delle Politiche Agricole, proprio mirati allo studio dei banchi di corallo rosso. Nel senso, di corallo rosso si parla tanto, qualcuno dice è una specie in via di estinzione, qualcuno dice invece il corallo rosso sta bene, insomma i pareri sono molto discordanti. La nostra esperienza è che logicamente come specie il corallo rosso non rischia l'estinzione, no? Il corallo rosso è presente lungo quasi tutte le coste italiane, senza problemi, già dai 15-20 metri di profondità fino a profondità incredibili. Pensate, ultimamente i maltesi l'hanno trovato anche a 1000 passametri di profondità. Non ci sono più però i famosi banchi di corallo che sono stati sfruttati per centinaia e centinaia di anni dai vari pescatori. Certo, in giro per l'Italia il corallo rosso c'è da tutte le parti, come ho detto prima, però grandi banchi di corallo rosso sono praticamente una cosa mitologica. In tutti questi anni, in oltre un migliaio di zone esplorate, abbiamo avuto la fortuna di trovare solo 2 banchi quasi originari, quasi pristini, quasi vergini di corallo rosso. E questi ambienti sono incredibili, cioè il corallo rosso è la specie dominante, c'è solo quello, le colonie di corallo rosso sono insomma grandissime, no? 25, 30, 35 centimetri di altezza e sono migliaia e migliaia di colonie
sparse lungo queste rocce. Quindi il corallo rosso oceano rischia l'estinzione, secondo me, però questi ambienti particolari vanno sicuramente protetti e tutelati, nel senso spesso anche quelle, per esempio, in acque internazionali sono, diciamo, potenzialmente sfruttabili da una moltitudine di pescatori, e purtroppo abbiamo osservato anche che in alcune aree la pesca illegale del corallo rosso fatta con metodi proibiti, no? Tipo la croce di Sant'Andrea, insomma un trave di acciaio ricoperto di rete che viene fatto strusciare sui fondali, purtroppo questo ancora abbiamo notato che avviene questo fatto. In questi anni siamo riusciti anche a scoprire dei nuovi banchi profondi di coralli bianchi, in collaborazione ovviamente con tutte le altre università italiane, però appunto i coralli bianchi anche si sono considerati molto rari, perché si pensavano quasi estinti nel Mediterraneo, invece negli anni si è scoperto che esistono diversi punti in cui ci sono colonie ancora vive, e sono molto molto più ridotte rispetto a quelle che possiamo trovare nei mari nel nord, in condizioni completamente diverse, perché ovviamente nel Mediterraneo li troviamo a profondità a partire forse dai 200-300 metri di profondità e solitamente intorno ai 400 metri. E anche questi sono, insomma, specie molto molto longevi, molto, molto fragili, che sono organismi biocostruttori, che quindi appunto costruiscono delle strutture che sono rigide e che permettono di ospitare tutta un'altra serie di specie, quindi proprio per questo aumentano quella che è la complessità dell'ambiente e quindi la biodiversità del sistema. Ma un altro momento che mi ricordo sempre con tantissimo entusiasmo è stata la scoperta di un piccolo corallo bioluminescente. Eravamo in Sicilia, diciamo nella zona tra Trapani e Marettimo, stavamo in realtà lavorando con colleghi di varie università su un progetto finalizzato al corallo rosso, però erano parecchi giorni che, insomma, a causa del brutto tempo eravamo un po' in ritardo sul lavoro. Quella volta quindi abbiamo lavorato oltre il tramonto del sole, erano già le 8:30 di sera e stavamo ancora lavorando. Mentre eravamo su una secca profonda, intorno ai 250-270 metri, sopra una gorgogna di profondità abbiamo notato che c'era un organismo per noi mai visto, cioè una specie di edera arrampicante dal colore giallo-oro molto, molto bello. Nessuno, a bordo c'erano vari professori di un'università, ma nessuno di noi aveva mai visto, aveva nessuna idea di quello che potesse essere questo piccolo organismo. Allora, come di consueto, ne abbiamo raccolto un piccolo campione per tutte le analisi necessarie alla classificazione. Quando l'abbiamo portato a bordo, che era notte fonda, ci siamo accorti che appena questo organismo veniva toccato, cosa faceva? Si accendeva cioè emetteva una luce bioluminescente gialla molto intensa. Questo è il primo, diciamo, primo tra virgolette corallo, anche se non è un corallo, il primo corallo bioluminescente che è stato trovato nel Mediterraneo. Pensate, ancora adesso ci sono i campioni raccolti, sono stati mandati a varie università, a vari istituti, un campione è andato anche in Giappone e tutti stanno lavorando per cercare di capire bene che tipo di organismo è. È un corallo molto simile alla savaglia come classificazione, però per adesso è ancora quasi sconosciuto. Insomma, un altro momento che ricordo con particolare emozione è stata la prima volta che abbiamo visto lo squalo vacca. Pensate, eravamo in un fondale relativamente basso, eravamo intorno ai 100 metri, stavamo lavorando nella zona dello stretto di Messina e era uno di quei momenti sfortunati in cui ci eravamo impigliati in un palamito perso e cercavamo di fare tutte le manovre possibili, no, per poter sganciarci e risalire. In quel momento lì, mentre eravamo tutti presi in questa manovra, tra virgolette, di emergenza, compare proprio dal buio un enorme squalo vacca. Insomma, era la prima volta che lo vedevamo, quindi dalla concentrazione per cercare di liberarsi dal filo siamo tutti impazziti per cercare di riprendere, di fare delle immagini bellissime di questo squalo, ma noi non potevamo muoverci perché eravamo impigliati. Questo squalo ci ha fatto due giri intorno, proprio curiosare che cosa stavamo facendo, dopodiché
ci ha lasciato. Siamo rimasti lì un'altra ora a cercare di liberarci da questo palamito, però insomma il momento è stato bellissimo. E in realtà è molto interessante questo, anche l'aspetto appunto della fauna associata a queste foreste, perché troviamo che molte specie sono appunto legate a particolari coralli, come per esempio la lappanella, che troviamo sempre tra i coralli neri o tra gorgonie di più grandi dimensioni, rane pescatrici, pesci San Pietro, tutti organismi che poi è un po' difficile incontrare dal vivo. Beh, i pesci negli ambienti profondi sono tutte creature poco, diciamo, mai osservate, no? Nel senso, le immagini di tutti i pesci profondi, la maggior parte, soprattutto in Italia, derivano da pesci che sono stati catturati con le reti a strascico, la maggior parte, per cui sono dai colori sbiaditi, grigi. Osservare questi animali nel loro ambiente naturale in realtà rivela che hanno colori completamente diversi. Certi sono proprio di colori particolarmente carichi, rossi, rosa, viola. Bellissimo, altri pesci sono completamente bianchi, per esempio il bentocometes è un pesce piccolo, completamente bianco, bellissimo, che si mimetizza all'interno dei rami dei coralli neri. In questi ambienti profondi abbiamo avuto anche la fortuna di osservare animali veramente poco comuni, per esempio i grandissimi squali vacca, che insomma talvolta li vediamo sul mercato del pesce, ma nel loro ambiente naturale sono bellissimi. Nel Mediterraneo ci sono questi animali, già a partire dai 90-100 metri di profondità abbiamo potuto osservare parecchi individui di squalo vacca, qualche uno anche molto grandi, 2 metri, 3 metri, 3 metri e mezzo, ma non ci sono solo gli squali, ci sono cernie interessantissime, molti pescatori si sognano, no, di pescare queste cernie. Noi abbiamo avuto la fortuna in qualche posto, diciamo, molto lontano dalle coste principali, di trovare secche con gruppi 5, 6, anche una decina di cernie, tutte di dimensioni sopra i 20 kg. Insomma, uno spettacolo che uno penserebbe di poter vedere solo nei mari tropicali, solo alle Maldive, solo in Polinesia. Invece anche da noi in Mediterraneo possiamo vedere questi spettacoli, che sono bellissimi. È strano, perché uno si immagina un ambiente profondo, lontano, e quindi possa non essere toccato da quello che è l'attività dell'uomo. Invece, al contrario, in praticamente il 90% dei punti di immersione che abbiamo fatto abbiamo trovato tracce della presenza dell'uomo, con la presenza di rifiuti e di reti, attrezzi da pesca persi. Spesso le reti che sono sia perse per sbaglio o proprio deliberatamente abbandonate rimangono appunto sul fondo, si impigliano tra le rocce, tra i coralli, e possono anche continuare a pescare, si parla infatti di reti fantasma, per un tempo indeterminato. Quindi tutto quello che viene catturato in realtà rimane lì, senza che poi nessuno ne possa comunque soffrire, non viene né catturato e rimane là a morire. Tutto quello che finisce sott'acqua sparisce, però il mare non è niente di magico, niente di quello che buttiamo sott'acqua sparisce, tutto quello che mandiamo sott'acqua rimane lì. E sono ambienti per adesso sottoposti a grandissimo rischio di distruzione da parte, per esempio, della pesca a strascico, da parte della pesca con le lenze e con altri tipi di reti. E questi lunghi fili cosa fanno? Vanno e si aggrappano alle cose più sporgenti che trovano, e purtroppo nel nostro caso sono questi coralli neri millenari, i coralli bianchi, i coralli gialli, oppure le semplici gorgoni. Però tutti questi organismi sono molto fragili, impigliati in questi fili continuano, no, a fare un'azione abrasiva su questi organismi, questi fili vengono colonizzati in breve tempo da organismi incrostanti, per esempio briozoi, spugne, li fanno diventare più pesanti, man mano che passa il tempo diventano sempre più pesanti, e l'effetto finale è che al 99% distruggono una colonia facendola cadere. Questo è un danno, diciamo, molto grande, però si potrebbe risolvere facilmente, bisognerebbe spiegare questo problema, diffondere questo problema e cercare tutti insieme una soluzione, nel senso, o individuare delle aree dove per forza non andare a pescare, o utilizzare o cercare di utilizzare degli attrezzi con un periodo, diciamo, di decomposizione, con un periodo di smaltimento molto molto più breve. Però adesso
Mettendo in evidenza questo problema, segnalando a tutti le bellezze e l'importanza di questi ambienti, è già da qualche anno che le politiche di conservazione stanno lavorando proprio su questi ambienti. Le problematiche relative alla conservazione degli ambienti profondi è ormai una problematica comune della Comunità Europea, e la Comunità Europea ha dato delle direttive molto chiare che obbligano tutti i Paesi a fare dei piani di protezione e di monitoraggio per questi ambienti. Come facciamo? Dobbiamo innanzitutto individuare le aree che sono più sensibili o più ricche di biodiversità e trovare una maniera, insieme agli operatori, gli operatori del settore sono i pescatori, iniziare insieme un processo che porti alla conservazione di queste aree. Però sono sicuro che lavorando insieme, portando a galla il problema, possiamo insieme trovare delle soluzioni. Spero che il passo successivo sia perlomeno promuovere un cambiamento, no, nel pensiero delle persone, in maniera che pensino al mare non come un luogo magico che fa sparire tutto, ma come un ambiente interessante e che necessita di protezione. Questa storia è affascinantissima per quello che troviamo sott'acqua, per forse anche tutto quello che c'è intorno, anche insomma il bello di andare per mare, di condividere con i colleghi, amici e con le persone dell'equipaggio questo lavoro, perché in fondo è un lavoro di squadra in cui ognuno fa la sua piccola parte e insomma ci ha permesso di essere dei piccoli nuovi esploratori che andavano alla scoperta di un mondo appunto un po' sconosciuto e di iniziare a mettere dei piccoli tasselli che ci hanno permesso di, in questi quasi 10 anni di lavoro, di descrivere che cosa c'è sul fondo su questa fascia profonda del Mediterraneo.